Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hello, hello. Hola Estela. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. Ay, aquí. Gracias, Estela. Me había afligido, Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a saludar a todas las personas que están entrando en este momento. Hello, Chris. Hola, Marice. Hello, Lucy. Hola, Marce. ¿Cómo estamos? Ay. Ay, Estela. Miren, le voy a contar lo que me ha pasado. Fíjense que, como ustedes pudieron notar, estuve teniendo problemas con Instagram. Entonces, les voy a contar para que ustedes chequeen. Fíjense que no sé por qué mi teléfono tenía lo que es el auto, lo que son las updates. Estaba apagado. Entonces mi teléfono no estaba actualizado. Las actualizaciones no se podían dar en mi teléfono. Entonces no era compatible la actualización que tenía antes del teléfono, la antigua, con lo que es la nueva versión de Instagram. Así que si a ustedes les comienza a fallar lo que es el Instagram, chequeen que tengan actualizado su teléfono y que tengan actualizado también el Instagram para que les sirva, ¿ok? Buenas tardes a todos los que entran. Hello, everybody. I was telling everybody that I was very worried these days. I was doing everything in order to make Instagram work again. And you know what happens? My phone was not updated. The iOS of my phone was not updated, and it couldn't work with a new version of Instagram. So if one day you have problems with Instagram, just check the update of your phone, okay? Hola a todos los que se unen. Un saludo a todos. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a una invitada desde Italia, la señora Enrica Drey. Y Enrica Drey es una persona que tiene tantos modelos hermosos. Ella ha diseñado flores, ella ha diseñado modulares, ella ha diseñado estrellas. Así que vamos a conocer ahora a la señora Enrica Drey y vamos a plegar una hermosa estrella que se llama Estrella Mini. ¿Ok? So, today we're going to have a guest who is very talented. She's Enrica Drey from Italy. Hello, everybody. And she's a great designer. She has designed lots of modular origami. She has stars and flowers, and she's amazing. So we're going to talk a little bit with her. So we're going to bring Stella Ricotti and Mrs. Drake. Thank you so much, Ruby. Nice to see you too. Hi, Maura. Okay, so let's see. We're going to wait for Stella. Hola. Hoy sí se pudo. Todo lindo, todo bien. Perfecto. Muéstreme sus uñas. Ah, esto es trabajo de la artista de mi sobrina. Preciosas, preciosas. Preciosas. Lástima que su sobrina está tan lejos. Ah, pero ella es una gran artista y se dedica a eso. La pueden encontrar en Luciana Morete. Oh, ok. Miren, vamos a enviarle la invitación a la señora Drake nuevamente. Veamos. Entry, there we go. Today we have the pleasure to be with our dear Stella Ricotti, who is going to be translating from Italian to Spanish. Bienvenida. Ciao a tutti. Ciao. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Enrica? ¿Qué tal? Tutto bene. Todo bien. Tutto bene. I love that. That's the only thing I understand. Esta es la única cosa que entiendo. Bueno, les quiero presentar a la señora Enrica Drey. La señora Enrica Drey, ella es miembro de lo que es
El centro de difusión de origami, Centro Difusión de Origami en Italia. Ella tiene muchas publicaciones, ella ha participado en exposiciones a nivel nacional e internacional, incluso estuvo exponiendo en Zaragoza en Mujeres de Papel y es una artista, ella enseña arte porque ella es una maestra de arte. Entonces, vamos a platicar con la señora Enrica Drake. Enrica Drake, she's a very talented lady, she's part of Centro de Origami de Difusiones, permítame, vamos a ver cómo es. Centro de Difusión de Origami. This is the Origami Association in Italy. And she has had multiple publications in different books. And also she has participated in different exhibitions. One of her exhibitions was in Zaragoza in Mujeres de Papel. So it's a pleasure to talk to Enrica. Mi querida Estela. Dile a Enrica que el trabajo de ella me parece precioso, maravilloso. Me encantan sus modulares, me encantan sus flores. Tiene unas flores preciosas. Mariela dice: Capito. Ah, okay, hai Ho capito. capito. Bene. Grazie, grazie mille. Agradece Grazie mille. che entendió todo. I was telling Enrica that she has, I have seen her work. If you haven't follow her in Instagram. She's Enriori. You can find her in Instagram. You can see her work is amazing. She has some beautiful flowers and I love all her work. Nos gustaría mucho saber cómo comenzó ella en el mundo del origami. We would like to know the beginning in the origami world of Enrica Drake. Mi piacerebbe sapere come tu, Enrica, hai incominciato nel mondo dell'origami. Ho incominciato 30 anni fa quando ho avuto per le mani un libro di Tomoko Fuse Dice e che mi sono innamorata a 7 dell'origami. quando tuvo che trabajar sobre un libro di Tomoko Fuse. Wow, hace 30 Non ho anni. più smesso. Non ho più smesso di fare origami. Sempre, sempre. Entonces, desde aquel momento siempre hizo origami. Tomoko Fuse siempre inspirando, ha sido una gran inspiración para muchos grandes diseñadores. Ha ispirato tanta gente, Tomoko Fuse, davvero. Poi a me piacciono i modulari, io non sono capace a fare i figurativi, per cui con i modulari lei è proprio il mito, di tutti. Enrica dice que ella no es capaz de hacer figurativo y entonces los modulares de Tomoko Fuse son los que le encantan. Anch'io, Io sono d'accordo con te, anch'io. Bene. Qué linda, qué lindo inicio el que tuvo Enrica. Enrica began folding 30 years ago and her inspiration was Master Tomoko Fuse. Tomoko Fuse, she discovered one book by Tomoko Fuse and she fell in love with modulars. And from that time, she hasn't stopped. She says that she doesn't or she cannot fold animals or figurative origami, but she prefers modulars. Estela, he estado viendo que ella tiene muchas publicaciones en muchos libros. Y hay una publicación de un modelo de ella en el libro reciente de Meenakshi. Mariela dice che ha trovato tante pubblicazioni, tuoi pubblicazioni in tanti libri, che c'è una in una pubblicazione di chi? De? Meenakshi Mukherjee. En el último libro que acaba de lanzar Meenakshi Mukherjee viene Ah, una. Menaschi, Meenakshi. Menaschi. Meenakshi Mukherjee. Ok, Entonces, sì. nell'ultimo libro dice che tu hai fatto un modello che è in questo libro. Sì, mi ha invitata a partecipare al suo ultimo libro con due modelli. È stata molto gentile, mi ha invitata a partecipare al suo libro. Dice che Ci conosciamo da tanto tempo. l'autora la invitò a partecipare con dos modelos en su libro.
Qué hermoso, qué hermoso. Y Minakxi Mukherjee y Enrica, las dos diseñan modulares. Las dos tienen hermosos modulares, sí. Lei e tu hanno tantissimi meravigliosi modulari. Grazie. Grazie. Enrica has a lot of publications in different magazines, in different places in the world. And her latest publication was in the book by Minakxi Mukherjee. She has her latest book. And in this book, Enrica was invited by Minakxi to share two of her wonderful models. Qué lindo que Enrica, hello, Ferrell. Qué lindo que a Enrica le gusten mucho los modulares. Yo amo los modulares. Yo prefiero los modulares. Anch'io. Levanten la Bene. manita, levanten, bien corazoncitos los que le gustan los modulares. Creo que a muchos nos encantan los modulares. Thank you, Lucy. ¿Qué le gusta más? Yo he visto que los modulares de Enrica, ella tiene modulares con volumen y modulares planos como estrellas. Entonces, ¿qué tipo de modular es el favorito de ella? ¿El modular con volumen o el modular plano? Qual è il tuo modulare che ti piace di più? Quello piano o quello con volume? Tutti e due. L'importante è che i moduli stiano bene insieme. La mia cosa su cui studio tanto è che i moduli devono stare ben incastrati, perché quei modulari che poi quando li tocchi si disfano non mi piacciono. Bueno, dice que lo más importante es que los módulos encastren bien, que no gustan cuando los coloca y no se sostienen entre sí. Bueno, esa es la idea. Exacto. Esa es la idea. Perfecto. I saw Enrica has a lot of different kinds of modulars. She has modulars with volume. She has flat modulars. And I was asking her which ones does she like or which ones does she prefer. And she says that she likes both. The important thing here is that the modules, they fit well and they don't fall off. Yes? So that's what she likes the most. Ella tuvo una exposición muy linda en lo que es Mujeres de Papel en Zaragoza. Ella ha tenido muchas exposiciones. Me gustaría que nos contara un poquito sobre las exposiciones de ella en los diferentes países o lugares donde ella ha participado. Vuole che tu racconti un po' come sono stati quelle esposizioni, quelle mostre da Saragossa, dove tu sei stata. No, no, non sono stata, non sono andata personalmente, ho spedito i modelli. Io personalmente le mostre le ho fatte qualcosa in Italia, ma poca roba. Dice Più che tutto ai convegni sì, perché esponi i modelli. bueno, Però a Saragossa personalmente non sono andata. dice che non fu personalmente a Saragossa che inviò i modelli e che sì, partecipa dei convegni d'Italia, però che personalmente non estuvo in Saragossa. Me immagino. Sono andata anche al convegno in Germania e in Spagna, due volte in Spagna e due volte in Germania. Poi non sono più andata e poi adesso sono 2 anni che siamo fermi tutti. Avevo intenzione di fare altri convegni all'estero, ma Bueno, è dice tutto bloccato. tuvo dos veces en España, dos veces en Alemania y que bueno, ahora con 2 años que estamos encerrados, entonces así son. Exacto, así es. Enrica says she has had different expositions, different exhibitions worldwide. And she says that she has been in Germany 2 times, in Germany 2 times, in Spain. And the one in Zaragoza, she was not there, but she sent her work in order to be exhibited. Yeah. Me gustaría saber si a Enrica le gusta plegar todo tipo de origami, si le gusta plegar teselados o qué tipo de origami a ella no le gusta, aparte del origami
figurativo. ¿Le gusta plegarte helados, Enrica? Sí, ah, sí, piacciono i tesselados, sì? Sì, molto. Hai capito, vero? Molto. Hai capito? Sì, quello l'ho capito. Intanto qualcosa capisco. Dice que, o sea, algunas cosas comprende. Bueno, entonces, ¿cuáles son aquellos que no te gustan? Ah, ¿cuáles son quelli que no te piacciono y cuáles son los que te piacciono de più? Ma a me gli origami piacciono tutti. Il problema è io col figurativo, non, quelli tanto complicati con tantissimi passaggi, non riesco perché io sono più geometrica. Però mi piacciono tutti gli origami, anche i figurativi. Bueno, entonces le gusta todo el origami, incluso el figurativo. Lo que pasa es que cuando las figuras tienen tantos pasos, entonces prefiere que no. Pero le gusta absolutamente todo. Ay, qué bueno, me encanta, me gusta mucho la respuesta de ella. Oh, look, Enrica, she's a very interesting lady and she says that she likes to fold every kind of origami. She likes it a lot. Tessellations, figurative origami. The problem is when they have so many steps, that's something that she doesn't like it. She prefers something that is not easy, but something that is not so complicated. That's great. That's great. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué artistas admira ella en el mundo del origami? Porque yo sé que a ella le encanta lo que son los modulares. Entonces yo sé que le gusta mucho el trabajo de Tomoko Fuse. ¿Tiene alguna otra persona que le guste, que la inspire a ella a crear? Bene, ti chiede di parlare di altre persone che ti piacciono di più. Tomoko Fuse sappiamo che ti piace. Ci sono altri artisti che ti piacciono di più? Italiani c'è Paolo Bascetta, Pietro Macchi, poi ce ne sono anche tanti altri che fanno figurativi, Natale Fietta, ce ne sono tanti italiani. Stranieri mi piace Valentina Mineava, se dico giusto il nome, Menaschi mi piace, me ne piacciono tanto, Masha Atanasia, non so se dico giusto il nome anche lì, comunque ci sono tantissimi origamisti che ammiro. Ogni tanto vedi delle cose e dici, ma che bello, eh? Bueno, entonces, Bellissimo. los nombres se han comprendido perfectamente, ¿verdad? Ella los mencionó uno por uno, entre ellos a nuestro amigo Paolo Bascetta, Exacto. nuestro amigo Paolo Bascetta, que noi ammiriamo davvero, Sí, Exacto. perché lui è molto. Siccome lui è matematico, davvero la sua opera è veramente matematica. Bueno, E poi c'è la mia maestra che è Silvana Betti Mamino, che purtroppo non è social, non si trova sui social, però io ho imparato tantissimo da lei, anche lei è una matematica e anche lei fa origami da tantissimo tempo. entonces habla de su maestra. Come si chiama la tua maestra? Silvana Betti Mamino. Silvana Silvana Betti Mamino. Betti Mamino dice que es matemática y entonces ella no está en las redes sociales. Entonces, por eso tal vez no tenemos el placer de conocerla, pero qué lindo sería de verdad. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces ha sido su gran maestra y admira su obra. ¿Qué es lo que ella le ha Ma enseñado? ¿Origami? Perdón. ci sono tanti suoi modelli, se si mette su un motore di ricerca il nome, escono tanti suoi modelli perché lei ne ha fatti tantissimi. Addirittura Tomoko ne ha uno sul suo libro, quindi non è presente sui social ma è famosa lo stesso. Claro, dice que esta gran maestra no está presente en las redes sociales, pero es famosa de la misma manera. Tanto es así que Tomoko Fuse ha tomado uno de sus modelos en uno de sus libros y que Me además encanta. se conoce por los grandes que han tomado modelos de ella.
Exactly, así es. Oh, that's amazing. Enrica was talking about the people that she admires in the origami world, and she was mentioning some people from Italy, like Master Paolo Vachetta and Meenakshi Mukherjee, Masha, I don't know her name very well, but she has different persons she admires, but especially she has a teacher. Her name is Silvana, and she's a mathematician, and she's a great origami artist also, but she doesn't have social media. So she's one of the persons who has been working with her. She is so talented that even Tomoko Fuse asked Silvana for one of her models to be in one of her books. So that's something great. Ella es maestra de arte. Arte, el arte es algo, una palabra tan extensa, con tantos campos en el arte. ¿En qué se especializa? ¿Qué es lo que ella enseña dentro del arte? Vogliamo sapere qual è l'arte che tu hai insegnato e qual è la tua specialità, diciamo, lasciando l'origami a fianco, vero? A scuola, tu dici? Vuoi, cosa Sì, insegno a scuola? racconta un po'. Ma io ho ragazzini giovani perché vanno dai 12 ai 14 anni. Facciamo qualcosa a scuola, ma cose non difficili perché sono tanti e si fa fatica. Però insegno anche all'università della terza età, a persone un po' più grandi, e lì allora ci divertiamo a fare diversi modelli. Bueno, entonces, dice que trabajó, pero tú, ¿lavori adesso o hai lavorato prima con i bimbi, con i ragazzi? No, sono a scuola ancora adesso. Ah. Io sono insegnante di scuola media, da noi si chiama scuola media, Sì. prima, seconda e terza media. Entonces, en Italia la escuela media, digamos, te es la que viene después de la primaria y antes de la superior. Claro. Entonces, Enrica trabaja todavía con los niños, con los jóvenes que tienen entre 12 y 14 años, 12, 15, digamos, más o menos. Es la escuela y ella dice que no le da trabajos tan difíciles para no complicarles la vida. También trabaja en la universidad. Racconta un po' quello dell'università. Ah, en universidad con adultos mayores. Ay, qué lindo. Ay, eso está bonito. Eso está bonito. Permítame, se lo vamos a traducir eso al inglés. As you know, I told you that Enrica, she's an art teacher and she has a lot of experience teaching arts. She works, she's still working, and she likes to work with elementary students. Elementary students, you know, before high school, children from 12 to 14 years old, so teenagers. And she says that she doesn't like to give them complicated work, so in this way they can learn and they can feel motivated and they can love art. And also she's working at the university with seniors. So she's going to tell us a little bit about her work with seniors. Nos encantaría saber sobre su trabajo con las personas mayores, porque hay muchas personas que yo trabajo con adultos mayores, entonces me encantaría saber cómo, qué es lo que ella les enseña, cómo trabaja, todo eso. Bene, con le persone più grandi, con gli adulti, com'è il tuo lavoro? Racconta un po' dove, come si fa, tutto quello. Sì, ci troviamo una volta ogni 15 giorni e abbiamo sempre un obiettivo. Adesso incominceremo con le decorazioni per Natale. Poi abbiamo fatto il periodo che abbiamo fatto i gioielli, oppure le stelle. Un attimino, entonces, trabaja cada 15 días y siempre con un objetivo. Entonces, ahora van a comenzar con los adornos para Navidad. Y ¡Qué lindo! sí, ¿quieres traducirlo al inglés? Claro que sí. I find her work really interesting because she's teaching right now in the university and she's working with the seniors. And she says that she always has a different objective when working with seniors. And right now, for example, they are going to begin working with
Christmas ornaments. Imagine, that's so good. Because I work with seniors and I know how happy they get, how excited they get when you tell them, oh, we're going to make Christmas ornaments. So I imagine how happy they feel. Ay, qué lindo, qué lindo. Molto, molto bello, davvero. E dopo? Bello. Dimmi, dopo di Natale? Ma abbiamo fatto le bambole, abbiamo fatto i gioielli, abbiamo fatto anche i modulari più complessi, perché ormai sono tanti anni che lavoriamo insieme, per cui riusciamo a fare delle belle cose. Hanno sempre voglia di fare qualcosa di nuovo, sono interessati, si lavora bene. Entonces, dice che il gruppo con il che trabaja, trabajan muy bien y han hecho muñecas, han hecho juguetes, han hecho modulares complejos y dice que hace tantos años que trabajan juntos que y siempre son muy, muy interesados. Sí, a ellos les gusta mucho ese tipo de trabajo. ¿Sabe qué me gusta, Estela? Lo que me gusta de ella es la forma en la que ella conduce sus clases. Se ve que son clases muy activas, porque al hacer muñecas y todo este tipo de actividades, esto le interesa mucho a los ancianos y les da muchas, muchas habilidades. Entonces, es un trabajo muy lindo el que ella está haciendo con los ancianos. Y también les da ideas a las personas. Si ustedes comienzan a trabajar con ancianos, de tener eso, un repertorio, por ejemplo, temáticos, no solamente hoy vamos a plegar una grulla, vamos a plegar esto, sino que depende de lo que viene, de las celebraciones que vienen, así comenzar con tiempo a plegar, porque eso a los ancianos les fascina, les gusta mucho. ¿Hai capito, Enrica? Sí. ¿Tú hai capito, Lidia? Sí, sí, sí. Enrica tú... habla español, entiende español muy bien. Enrica was telling us about how she works in the university with the seniors, and I love the way that she does, the way she does it. You know, she is teaching different activities, origami and other activities to seniors. And for example, she says that she always chooses a topic to work. Right now, they are working with Christmas ornaments. They have made dolls, they have made complex modulars, and they enjoy doing this kind of activities. So for me, this is a recommendation for all of you, for the people who are teaching origami. So this is something excellent. It's not only, oh, I'm gonna teach the crane, we're gonna make a flower. So get inspired and choose a topic and fund it with them. That's something that they love. Oh my God, qué bueno, qué bueno. Ella, Enrica, tiene tantos modulares. Yo no le voy a preguntar cuántos tiene porque son demasiados. Pero, ¿se recuerda, Enrica, todavía cuál fue su primera creación? ¿Qué fue lo primero que ella plegó, diseñó? ¿Fue una estrella, un modular plano o una estela? Una estela. Una estela. Una estrella. Ajá. Enrica, ¿todos sus modulares tienen nombre? La prima creazione c'è stata una stella? Sì, non mi ricordo il nome però, perché è difficile dare un nome, le ho dedicate alle persone, ad esempio questa che vi insegno stasera si chiama Minnie, perché l'ho dedicata alla gattina nuova di mia sorella che si chiama Minnie. Ti viene da dedicarla a qualcosa, a qualcuno. Claro, prefiere dedicársela a una persona, entonces esta, que se llama Mini, la que vamos a hacer, y que se la dedicó a la gatita de su hermana. ¡Ay, qué lindo, Mini! I love it, me encanta. Yo tengo dos gatos, así que la entiendo. ¡Qué lindo! Enrica, I was asking Enrica, because she has so many modulars, I was asking her, what was her first design? If it was a modular with volume, or if it was a star. And she says that it was a star, but she doesn't remember the name. The point here is that every time that she designs something, she gives the name, and this one is for a person, for a special person. And for example, the star that we are going to fold today, it's called Minnie. And this one, it's for a cat. Imagine, so for that reason, it's so cute. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Nos podría enseñar Enrica a Mini? ¿Tiene Enrica Mini para que la gente pueda verla?
No, però Mimi, l'estrella, la Mimi, certo. possiamo vederla prima di farla? Miren qué linda, esa es Mini. Nos puede enseñar la parte de atrás. Preciosa, preciosa, hermosa. Y me gusta porque también la podemos plegar con colores navideños para decorar los arbolitos navideños y va a quedar preciosa porque es una estrella muy linda. Miren qué bonita. Es una estrella sencilla de ocho puntas y queda preciosa. Enrica, that's a beautiful design. Qué linda. Molto facile. Ah, imagínense, dice ella que es muy, muy fácil. Oh, antes de que pleguemos, quiero preguntarle algo a Enrica. Enrica le gusta hacer modulares, no solamente con cuadrados de papel, sino que ella ha experimentado con diferentes radios, con diferentes medidas de papel. Entonces, ¿qué tipo de figuras ha plegado ella? Por ejemplo, si ha utilizado pentágonos, triángulos o solamente lo que son rectángulos. Quali sono le figure, diciamo, rettangoli, pentagoni, esagoni, eccetera, che Usati tutti, lo sa. quadrato, triangolo equilatero, pentagono, esagono, A4, uno radice di due, uno radice di tre, le strisce, mi piacciono anche molto le strisce, ho fatto delle stelle con le strisce. Dice que le gustan mucho las tirillas de papel, hexágonos, pentágonos, los usó a todos. La proporción de las hojas A4, que es 1 raíz cuadrada de 2, también ha usado 1 raíz cuadrada de 3, que eso sería como si tomases la longitud de el segmento, del mismo segmento, pero la longitud del otro lado corresponde a la diagonal de una hoja A4. Oh, Esa qué bueno. es la de tres. Qué lindo. Enrica, she has a very interesting characteristic is that Enrica has designed many modulars, but she is very versatile. She likes to use not only squares, but she has used hexagons, pentagons, triangles. She has used also rectangles. So she says she has used all the different shapes in order to create modulars. Me encanta. Felicidades, Enrica. Grazie. ¿Tiene ella algún conocimiento de matemática? cosa vuol dire? Sì, tu hai studiato matematica. Cioè, a scuola sì, poi non è che ho delle preparazioni di base di matematica avanzata, quella che si fa a scuola. E poi mi ha insegnato tante cose Silvana, che è un'insegnante di matematica. Bueno, entonces, Silvana, que es profesora de matemática, le ha enseñado muchas cosas, pero después tiene la formación que ha recibido de la escuela. Pero yo posso aggiungere qualcosa della scuola italiana che mi sembra che ha un alto livello di matematica, diverso di quello che abbiamo noi. Entonces, lo che le digo es que en Italia el nivel que tienen los alumnos en matemática es bastante alto respecto de, por ejemplo, los que puede haber en Argentina o en muchos países de América en la escuela media. Bueno, yo soy profesora de matemática, tengo mis nietos en Italia y conozco cuál es el nivel, Exacto, así es. o Sí, porque menos. casi siempre todas las personas que son diseñadores de lo que son modulares, especialmente los modulares que diseña Enrique, casi todos tienen conocimiento de matemática y se nota en el trabajo de ella. Todo perfecto y excelente. I was asking Enrique if she has some knowledge about math. And she says that her teacher, Silvana, she's a mathematician and she gave her some, she taught her in about math. And also, Stella was explaining that math in Italy, it's really good. And
Italian people in general, they have a very high knowledge about math. So that's great because this is something that helps them, helps Enrica when she is designing a modeler. Enrica, la felicito. Su trabajo es hermoso, precioso. Yo voy a comprar pronto el libro de Meenakshi Mukherjee y quiero ver sus dos modelos. ¿Qué son? ¿Son estrellas o son modulares con volumen? No, modulares. Con volumen. Perfecto. If you buy Meenakshi Mukherjee's latest book, you are going to see that she invited Enrica in order to participate. And Enrica contributed with two different models, and you can find them in the book. And it's going to be a pleasure to fold them. Okay, Enrica, are you ready to fold? ¿Estamos listos para plegar? Giro. Vamos a preparar los papelitos. Son 8 cuadrados. Miren, 8 cuadraditos de 7x5. Estamos bien. Ustedes eligen sus colores. Yo todavía estoy con los colores de otoño. Así que yo feliz. So we're going to begin folding. Get ready your paper. You just need 8 sheets of paper in 7.5. It's okay. And choose your colors. I'm going to use other colors because I'm still in orange. And let's fold. Enrica says the module is very simple, very easy. So we're going to fold with Enrica. Okay. Okay, Enrica. Sono al contrario. Stella, sono al contrario o sono giusta? Però si sta bene. Stella. Así está bien. Se ve perfecto. Sono andata per cercare i miei occhiali, perché ho bisogno di vedere meglio. E fui a buscarmi... sono al contrario. Tutto bene. Va bene. Benissimo. Ok, allora, io lo faccio un po' più grande. Mettete il colore sotto. Il colore abajo. E fate una diagonale. Una diagonale. Una diagonale. Perfetto. Poi portate i due lati al centro. Entonces, uno de los lados se hace coincidir con la diagonal. Ok. Como el kite base. Perfetto. Miren qué linda. Ya tenemos otra opción. Quello di sinistra lo girate al contrario. Oh. Después se lo hace hacia el otro lado. Okay. Sería su lado derecho, ¿verdad? Sinistra. Uh-huh. Adesso dobbiamo fare questo passaggio qua. Ok, perfetto. Punta su punta. Punta okay. Sobre la punta. Ok, perfetto. E riapriamo. Abbiamo segnato questa piega. Perfetto. Adesso dobbiamo dimezzare questo lato qua, cioè portiamo la punta sull'angolo in questo modo. Il vertice sopra l'angolo di questa maniera. Ok. Ora ci vuole una piega, questa, da questa punta a questa punta, tirando giù il lembo. Se necesita un pliegue de, bueno, de las puntas indicadas. Poi questa fetta che è sotto si tira fuori. Luego, la che sta debajo si lleva hacia afuera. Ok. Chiudiamo su quella punta, su quella linea che abbiamo fatto all'inizio. Serrano. Ho piegato male. Non si è visto. E nel comienzo. E il modulo è finito. Ah! E il modulo sta terminato. Terminato. Molto facile. Miren che facile. Molto che facile. Lindo, che lindo. Perfetto. Bisogna farne 8. Quindi, ora facciamone ancora uno. Che essere 8. Ok, perfetto, vamos. Quindi, una diagonale. Diagonale. Poi,
i lati al centro. Se non volete girarlo, potete farlo direttamente al contrario. Poi punta su punta. Aprite. Punta sopra punta. Aprimo. Dimezzate questo, quindi in questo modo. E poi da qua a qua, quindi questa piega qua. Oh, esa pieza la sacamos. Oh, es con la pátina. E tirate fuori la carta che sta sotto Y e chiudete. la carta che sta debajo y después se cierra. Poi lo giriamo da questa parte perché li teniamo tutti girati da questa parte. ¿Podrías repetir ella otra vez? Porque hay algunas personas, como la cama, como está del otro lado, entonces, después que hace este pliegue, ¿cómo es que hace el levante? Si ella podría repetir nuevamente. Sì, io credo che sì, tu puoi ripetere un'altra volta, però più, diciamo, con un po' più Piano. di tempo, più piano, sì, grazie. Va bene, ok. Allora, una diagonale. Una Ya lo diagonale. repite Enrique en este momento. Es que cuesta un poquito porque Poi. como se ve, está del otro lado. Lato sul centro Perfecto. e l'altro dietro, oppure lo fate sul centro e poi lo girate. Fin qua è facile, no? Punta su punta. Ahí vamos bien. E adesso vado più piano da qua, eh? Sì, Ok? è quello. Allora, metà di questo, quindi questa punta su quest'angolo. E poi facciamo una piega da questo punto qua a questo punto, Ah, ese è questa proprio. piega qua, tirando giù il lembo. Ah, già intendi. Perfetto. Ok? Seria. Quindi rimane la piega dall'angolo alla punta, così. Poi Sì. questa parte di carta che è sotto si tira fuori e si schiaccia. Era sotto qua, la tiriamo fuori. E Claro, poi chiudiamo lo scelgo sulla prima riga. Ok? hacia afuera. Quindi quando abbiamo fatto questa metà, pieghiamo da questo lembo in giù, tiriamo fuori la carta e chiudiamo tutto. E poi lo giriamo di qua, perché rimane così. Ok? Ok. Veamos. Facciamone ancora uno. Ok, vamos Tanto avanti. dovete piegarne 8, quindi diamo il tempo di piegarli. Vamos con los Allora, demás. una diagonale. Il lato al centro. Perfetto. E l'altro o lo piegate, lo rivoltate o lo fate subito dietro. Poi punta su punta. Riapriamo. Metà di questo, quindi questa punta qua su quell'angolo lì. E poi una piega qua, da questo angolo a questo angolo, tirando giù la carta. Infine tiriamo fuori la parte che sta Ah, sotto esa la sacamos, e la exacto. schiacciamo. E chiudiamo. E lo giriamo di qua. Oh, ya entendí. È anche veloce da fare. Si può fare con due colori, con quattro colori, con tutti i colori diversi, con carta bicolore, perché così se usate la carta bicolore anche la parte che è molto bianca viene colorata. Claro, dice que se puede hacer con distintos colores, con
con papel bicolor e incluso la parte bianca se ve coloreata. Exacto, va a quedar bien de cualquier color, de cualquier tipo de papel que ella utilice. Perfecto. Non ho capito. Bene. Ok. Hanno capito? C'è qualche problema? Lo credo di no. È facile. Pregunta se Vai, hai Stella. algún problema, si se comprendió. Perfecto. Do you have any trouble? Do you want her to repeat something that you didn't understand? Is everything okay? Vamos a ver si qué nos dicen. Parece que sí, que todo está bien porque no hay preguntas, Estela. Entonces sigamos. Bravi. Muy bien. Muy bien. Bravos. Ah, por ahí dice Marisa que ella no consiguió, no. Dicen que Astro. si puedes repetir, pero un poquito más lento. Sì, qualcuno che è arrivato Un tardi, poco giusto? Ho más capito lento, bene? sí. Sì, più piano. Vogliono sapere come. Allora, ok, una diagonale. So, first we're going to follow a diagonal. Look, one diagonal, okay? Poi, il lato al centro. Perfetto. Uno di qua e uno dietro. Uno blanco y uno de color. Le va a quedar Poi, así, miren, así. questa punta su questa punta. Sì, En esta così, punta para sì. arriba, miren, acá. Punto. Riaprire. Acá, La abrirlo. metà di questo, quindi questo punto qua su questo. Ok, para aquí. E poi tirare giù questo lembo. Da questo punto a questo punto, in questo modo. Y ahora vamos a plegar para abajo, mira. Ok. Plega para abajo, mira. Esto que acabas de Infine, plegar para arriba va para abajo. Ok. ok, e poi tirar fuori la carta che è sotto e schiacciarla. Luego Questa parte qui che era sotto la mettiamo sopra. E abren el papel y lo sacan. chiudiamo sulla prima riga. Finito. Lo giriamo di qua. Ok? Perfecto. ¿Entendieron? Sí, han entendido. Por ahí están tirando corazoncitos. Ok. ¿Cuántos módulos llevamos? Quando volete mi faccio vedere come si incastra, Perfecto, ma perfecto. e quando quiera ti hago vedere come si incastra. Ok, vamos a ver. Ya Enrique ya terminó todos los módulos, ¿verdad? Io Perfecto. non ancora, ma io anche più piccoli, che forse non so se Muy sono bien. troppo piccoli questi, sì, uso questi più grandi. Ok, perfecto, podemos encastrar ya. Ahora Enrica. Allora, lo teniamo da questa parte. Qui c'è una tasca. Ok? Sì, hay un Perfetto. bolsillo. Dobbiamo infilare questa punta nella tasca, ma questa parte qui deve stare sopra. Arriba. E dobbiamo andare bene contro che si incontrino qua sotto, al centro. Miren, esa pieza se mete a tocar el centro y la parte A de ver. arriba ustedes la sacan. So you are going to put that Dentro. one inside. Yeah, look. Questo va sopra, In the upper part you are going to leave it on the ben white side. contro. And be careful, you have to put everything aligned in the center. Yeah?
Perfetto. Vediamo Giriamo una volta, vediamo. dietro, Le diamo c'è questa. questo pezzo che sporge. Lo chiudiamo tenendo fermo sotto. Ah, y eso lo metemos, lo plegamos hacia atrás. Poi giriamo e andiamo avanti. Oh, ya anche Quindi capito. un modulo dentro Portabile l'altro, adentro. ben contro e ben in centro. Sì. E dietro chiudiamo questo pezzo che sporge. Y se mete, miren che Adesso bonito. questo non l'ho piegato bene, è saltato fuori un po' di bianco, ma perché l'ho piegato nel grosso. Se Exacto. per caso vi salta fuori un po' di bianco, potete chiuderlo, perché tanto sta sotto. Dice che sì, che si te viene afuera un poco de blanco, lo puoi cerrar. Ok, Però perfetto. io preferisco incominciare una, perché la mia immagine è molto piccola. Vediamo, vediamo. Muy bien. Dove? Ah, tu apri. Vamos Vediamo. bien. Metti qua sotto, in questa tasca qua, Miren, la este bolsillo. questa parte deve stare sopra, Esta parte tiene que estar. devi spingere Sí. Adentro. bene in modo che sia bene al centro, Ah, e poi dietro para que esté. questo rettangolo che sporge lo chiudi bello giusto. Oh, great. Miren qué fácil. Simple y sencillamente lo meten, lo pliegan hacia Sí. atrás y va quedando la estrella. Qué lindos los colores, muy lindos los colores. Le va a quedar preciosa con cualquier tipo de papel. This star is going to look wonderful with any kind of paper you use because it's very beautiful design. It's a very beautiful design, in fact. E si va avanti così fino alla fine. Adesso non ne ho più di grandi, Si ne avanza ho di più fino al piccoli, finale. di più piccoli. Ma anche con i più piccolini si può fare anche piccola, perché rimane più piccolo questo, ma chiuso bene tiene. Yes. She says she is doing it with a little one because it's easier to explain it with a little one. The big one is like too big. So that's why she's using the little one. But you continue with the same process. Yes? The same procedure. Eccellente. È molto facile, ma è bella perché rimangono tante punte Claro, es muy fácil, e non è difficile hermoso, da fare. porque quedan con tantas puntas. Yes. Beautiful. Qué linda. Grazie. Molto facile. È bella. Ah, yeah. Molto facile, sì. Tengo che apprendere italiano. Linda, linda, linda. That's a wonderful start that you're gonna have another option for your Christmas tree. Sì. Otra opción linda para los Fatta árboles colori nativos. rosso e verde, va bene per l'albero. Claro, hacer colores rojo y verde que está muy bien para el árbol de Navidad. Exacto. Y lo más bonito es que es sencilla, entonces se pueden hacer varias. Claro, es simple y muy bonita. Exacto. This is one advantage of this star because you see that the model is not so complex. It's a very nice model, so you can fold many of them, even for Christmas cards, aún para tarjetas de Navidad. Y también, ¿saben, Estela? Hay personas que les gusta poner en lugar de una tarjeta en los regalos, les gusta poner una mandala o una estrella. Entonces también es otra buena opción. Sì, Sì. si può mettere, si può mettere invece di una, come si dice, tarjeta? Bueno, non mi acuerdo. Christmas card. The Christmas card, eso. Yeah. Bueno, Ah, una cartolina d'auguri. Cartolina. La Cartolina. cartolina per fare auguri, esatto. Sì, Ya aprendí que es sì. cartolina. Cartolina per auguri. Beh, io ho incominciato così, però mi mancano.
Pero me falta hacer más piezas. Así que Yo ya las. también la pliego después porque tengo, me corté para variar, tengo una cortada y me cuesta plegar. Qué linda, qué linda. Incluso se Muy pueden bien. hacer dos. Se pueden hacer dos, una grande y una pequeña, y poner la pequeña en el centro de la grande. Sí. The loop people, you can make two also, a big one and a small one, and you can decorate the big one with a small one in the center, and it's going to look amazing. And you have another option for your Christmas presents instead of a little card that says to this person, so you put a star. That's a very good option you have. E con un colore solo non si vede il gioco che fa qua, ma anche solo con due colori si vede di più, Ah, che fa un. io l'ho fatto con un colore che eso es algo importante, lo que acaba de decir Enrica. Però è bella anche con un colore. Sí, lo que dice Enrica es cierto. Si Sì, ustedes quella più utilizan grande, dos quella più colores, piccola. van a ver el centro, así de varios colores, y perfecto. Enrica says that if you use only one color, the center is going to be, it's going to have just one color. But if you use two colors or more, the center is going to look very colorful and very beautiful. There, that's how she did it. Oh my God, that's excellent. That's so beautiful. Okay, Enrica, great job. We want to see you again. Grazie. Yeah, thank you. Oh, that's a beautiful star. I'm going to fold mine and I'm going to show it to you. Wow, that's a great star. Can you show it? Grazie. Can you show it? ¿La puede mostrar? ¿Puede mostrar a Minnie? Esa es la estrella Minnie, miren. Oh, qué linda, Enrica. Volta. Vogliamo vederla un'altra volta. Grazie, Hermosa. grazie mille Enrica. Vamos a ver Bellissimo con un si colore. alguien logró terminarla para que la muestren, si alguien la logró Io terminar. questa carta che mi piace tanto, lo farò però Bella. per Miren qué impararla. linda, 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 linda. Per Vamos a imparare. ver. Did somebody finish the model and you want to show it? ¿Alguien terminó el modelo y lo quiere enseñar? Vamos a ver. Qué linda. Yo voy a terminar de plegar la mía también y se la voy a enseñar. Ay, Poi la Enrica, pubblicate. qué estrella más linda. Me encantó. Per. Hola, Gisela. Bueno, grazie. Is Esta somebody no. saying? Grazie a tutti. Alguien está diciendo wonderful. Thank you. ¿Alguien terminó la estrella que nos la quiera mostrar? Vamos a ver. Did somebody finish the story and you want to show it? Do you want to? Oh, Emring Nayani Creations, do you want to come to the live? Do you want to show it? Okay, vamos a ver. Veamos. ¿Quién me dijo? Es Emri. Okay, let me see if I can bring her. Emri. Okay, we invited someone. She says she finished it. Okay. From India. Hello. I'm very happy to join this live. This is my first ever live session on Instagram that I'm doing. And surprisingly, I could Welcome. do it. It is so Grazie. fulfilling. I really loved it. Thank you so much. Grazie, Much. Oh grazie. my God, welcome. And there are so many origami lives and you can join and you can participate and you can learn. Yes, absolutely. Bello. Thank you so much. Thank you. What's Grazie a your te. name? Grazie a te. My name is Preeti. Pretty. That's a pretty name, Pretty. Thank you. Thank you so much, Pretty. Priti nos estaba Thank you. diciendo que este es Grazie. su primer vivo. Este es su primer Yes. vivo y que se sintió muy satisfecha y muy contenta de poder haber plegado la estrella. Absolutely, yes. That's beautiful, Merci, Priti. merci. Thank you so much. Thank you for Grazie. joining and for showing us your star. And greetings to India.
Yes, of course. Today we have our special Indian festival, Vijaya Dashmi. Oh. So we have Dashera, we call it Dashera. Mm-hmm. So it is all about triumphing over the evil. So this is very nice day, and I'll always remember because I celebrated this festival with all three of you, and I really loved it. Thank you so much. Thank you so much, Preeti. Preeti nos está diciendo que en India en este momento se está celebrando un festival muy bonito y que ella nunca va a olvidar este festival porque es la primera vez que se une a un vivo de origami y es la primera vez que hace algo tan lindo como la estrella. Oui, oui. Thank you so much, Preeti. There you can see that there is a little eggs in the corner. I think the right corner you can push over there. Thank you okay, so much. Fine. Greetings to India. Thank you. Ah, mira qué linda. Lots of love to all of you. Bye-bye. Lots of love for you. Bye-bye. Mira, tenemos a alguien de India. Así es. ¿Alguien más que quiera? Mi cliente vuelve a participar. ¿Quién es esa belleza? ¿Quién es esa Saluta. Belleza? Saluta. Hola, corazón. Si chiama il cagnolino. Alguien más que quiera mostrarnos su estrella. Si chiama Karina. Alguien de Latinoamérica o alguien de Italia. Karina. ¿Alguien? ¿Quién? Vamos a ver quién. ¿Alguien se más? Llama Karina. La perrita. La perrita se llama Karina. Qué sí. Linda. Y yo buscando a Karina aquí en los contactos, Estela. Pero no piega. Ok, Karina no piega. Ok, bueno, entonces vamos a terminar el live en este momento. Muchas gracias a Enrica. Muchas gracias, gracias a Estela. A vos. Gracias a ustedes. Gracias, Estela. Nosotros. Gracias. Por favor, nos etiquetan para poder ver sus creaciones. So we are going to finish the live right now and we want to tell thank you to Enrica for her beautiful star. And please tag us to see your beautiful creations, to see your beautiful mini stars. Thank you so much, everybody, for joining. Gracias, mil gracias, Estela. Gracias, Enrica. Bye-bye. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bye-bye. Gracias, Enrica. Tres países unidos por el amor al origami. Gracias, Estela. Muchos países unidos. Estela, gracias. Así es. Adiós. Chao, Mariela. Bye, gracias. Bye, gracias.